Buongiorno, buongiorno, bentornati su TCS Telecosa Smeralda, il magazine. Primo sommario bilancio degli arrivi in Sardegna, una stagione fantastica, straordinaria, solo negli aeroporti, nei tre scali dell'isola. Il traffico di quest'anno è 5.263.147, insomma superiore a ogni aspettativa, superiore al 2022 e al 19. Vediamo. Numeri alla mano, la Sardegna si conferma la regina dell'estate e a certificarne il boom come destinazione turistica sono i dati dei porti e degli aeroporti che quest'anno fanno il pieno di passeggeri da nord a sud dell'isola e sono presenze da record ancor di più del 2022 e del 2019. La Sardegna è sempre la regione d'estate, negli ultimi 4 anni ha catturato la maggior crescita di presenze turistiche in Italia, quindi dobbiamo essere grati di questa bellissima isola. Il dato è certo, i dati sono certificati dai porti e dagli aeroporti, abbiamo i numeri maggiori da sempre, eppure si è parlato tutto il mese di luglio del caro trasporti. Guardate, nonostante ciò che c'è un caro trasporti, i numeri sono aumentati. Dal 1 al 30 luglio, infatti, nei porti di Cagliari, Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, i passeggeri totali sono stati 1.098.087. Nel 2022 erano circa 961.500 e poco più di 953.000 nel 2019. Idem negli aeroporti. Nei tre scali sardi, il traffico complessivo da gennaio a luglio di quest'anno è stato di 5.263.147. Nello stesso periodo del 2022 si è fermato a 4.822.850 e nel 2019 a 4.941.211 passeggeri. Ovviamente non ci dobbiamo adagiare su questi numeri, sarà anche agosto un buon mese, serve fare un ragionamento di un'offerta turistica veramente al passo dei tempi, sia nella qualità dei servizi e sia anche nel contenere i costi. Non si può sempre dare tutto colpa e tutta la colpa ai trasporti, guardate che non è solo quello, venire in Sardegna oggi è caro, qui la riflessione è questa, e poi bisogna cominciare a parlare di far aprire tutte le strutture ricettive da aprile sino a ottobre se vogliamo allungare la stagione. Non può essere che delle strutture aprono 3 mesi l'anno, giugno-settembre, non può essere una Sardegna che voglia vivere tutto l'anno che possa vivere di strutture che tengono aperto 3 mesi. Arrivi e presenze da record dunque, ma le criticità dell'industria sarda delle vacanze permangono, quasi strutturali, a partire proprio dalla ricettività, quella di lusso, concentrata in Gallura che produce il 50% del PIL del settore e il resto orientato verso l'extra alberghiero. La Sardegna cammina e viaggia a più marce, la Gallura e il settore 5 stelle non ha problemi degli aumenti, quello è un altro mondo, però quel mondo fattura il 50% del PIL del turismo di tutta la Sardegna, poi c'è un altro 50% che è diviso tra grandi resort e hotel, quindi in sofferenza probabilmente c'è il 4 o 3 stelle e anche meno. E c'è una scelta diversa che si chiama extraalberghiero, quindi dobbiamo cercare di non escludersi l'uno dall'altro e soprattutto fare una riflessione di come possiamo viaggiare assieme per offrire una Sardegna sempre più accessibile e sempre più appetibile. Godiamoci questo momento che è favorevole, però con le nostre difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti. Quindi io l'appello lo faccio veramente al buon senso di capire il momento che sta attraversando le famiglie italiane e soprattutto a tutto il popolo e al mondo del turismo in generale che si ritrova con difficoltà. In questo servizio vi raccontiamo una storia e prendiamo a prestito i titoli di The Sun, il quotidiano britannico che appunto titola La spiaggia rosa, anzi la sabbia rosa tra le dita. Insomma, avete capito di cosa si tratta? Vediamo. Fa un certo effetto, che effetto? La prima volta poi rimani incantato e ti fai mille domande. Se poi a queste suggestioni aggiungiamo un articolo del quotidiano tra i più influenti al mondo, The Sun, curioso che il significato di Sun sia sole, che richiama la storia che vi stiamo raccontando e facendo vedere. Spiaggia rosa di Budelli, area parco, omaggiata e celebrata dal giornale inglese, che ha dedicato un reportage curato nei minimi dettagli agli arenili colorati. La tonalità rosso-rosa, si legge nell'articolo, è causata dai minerali di ferro nella sabbia che si ossidano con l'aria.
Budelli, insomma, Budelli è la meraviglia, la Sardegna e le sue unicità di natura e mare, di scherzi del creato che si manifestano in ogni angolo e centimetro di terra. La sabbia tra le dita, si legge ancora, in questo elogio al rosa, a Budelli e alla Sardegna, la nostra. La sabbia rosa tra le dita, evocazione poetica che aderisce perfettamente alla descrizione di un luogo dove i turisti fanno a gara per fare il classico selfie e postarlo sui social. E provate a fare un giro sui principali motori di ricerca o piattaforme digitali o social dedicate al turismo e alle cose, meglio i luoghi belli da vedere e scoprire. Beh, Budelli, preceduta dall'hashtag il cancelletto d'ordinanza, raggiunge un audience, un pubblico di oltre 2 milioni. Social e carta stampata in questo caso, e quella dedica che rimbalza pure su Twitter, che non ha più l'uccellino ma la X, definisce Budelli un unicum, anzi migliore, accresce le potenzialità di questa meraviglia con poche ma efficaci parole. Meglio, sintetizza in un titolo Budelli, la sabbia rosa tra le dita, eccolo il titolo, intendendo però le dita dei piedi, non quelle delle mani. Budelli e Sardegna, estremo nord dell'isola, vicino alle bocche di Bonifacio, arcipelago della Maddalena, altra meraviglia tutta nostra, come Budelli appunto, e quel colore è entrato di dritto nel podio della bellezza e certificato dal quotidiano The Sun. Rosa come il colore unico della sabbia, risultato dell'azione incessante dell'acqua e del vento che hanno vivisezionato e sminuzzato e limitato frammenti di corallo, gusci di molluschi, granito e conchiglie. E proprio le conchiglie sono la casa e la causa di un microorganismo rosato, codice marchio di fabbrica della fauna caratteristica marina del luogo, le praterie di Posidonia. Natura e arte, arte e natura, Budelli incoronata dal britannico The Sun. Budelli, meraviglia di una Sardegna unica, bella e rara. Rara come la luce della Sardegna, ma anche le luci. Settimonisi, sindaco di Olbia, lo sa bene, le accende sul lungomare. Vediamo. L'amministrazione comunale di Olbia, in collaborazione con City Green Light, ha illuminato la sopraelevata lungo il suggestivo lungomare della città. L'obiettivo principale dell'intervento è quello di trasformare questo tratto di strada in un'attrattiva sia per i cittadini che per i turisti, creando un gioco di colori e riflessi nel sottostante specchio d'acqua. Poi la superluna di agosto ha fatto il resto. Era stato programmato da tempo questo intervento. Avevamo fatto delle prove tanti anni fa. Alla gente era piaciuto tanto, innanzitutto perché contribuisce ad abbellire ancora di più il waterfront, e dall'altra perché ci siamo promessi di tenere le luci sempre accese sino a quando non verrà abbattuto il ponte. Questa sembra una battuta, ma entro fine mese verrà pubblicato il bando per la a progettazione della sostituzione del viadotto in tunnel sulla 125 statale orientale sarda. Le fasi realizzative del progetto hanno coinvolto unità specializzate di edilizia acrobatica e unità subacquee con l'ausilio di gommoni. L'installazione delle linee elettriche e di segnale per l'alimentazione e la gestione remotata dei proiettori ha richiesto lavorazioni in sospensione, svolte utilizzando natanti. Un intervento importante e anche abbastanza faticoso per come è stato realizzato e ha previsto l'utilizzo di maestranze specializzate, sia edilizia acrobatica che unità con natanti e subacquee, perché prevede un'installazione di proiettori, come potete vedere, sul basamento dei piloni della sopraelevata, per cui tutte le linee elettriche sono state calate dai piloni senza interrompere il traffico veicolare della sopraelevata. Questa è una prerogativa fondamentale richiesta all'amministrazione, per cui abbiamo per forza di cose dovuto utilizzare personale su acqua in modo da evitare la chiusura della sopraelevata. Penso che il risultato è sotto occhi di tutti. Consente di valorizzare una struttura che consente di velocizzare molto il traffico veicolare. Di sera diventa quasi un monumento di architettura moderna, è un monumento di architettura moderna con i turisti che arrivano soprattutto in questo periodo, anche un punto di attrattiva in una piazza che merita, tra l'altro, diciamo, di essere vissuta. La tonalità che sarà utilizzata sarà quella a luce fredda, quindi avremo un'illuminazione sopraelevata di base a luce bianca. Poi abbiamo la possibilità di cambiare gli scenari a seconda di quelle che sono le giornate tematiche, piuttosto che delle volontà specifiche dell'amministrazione. Questo è il primo di tanti interventi che verranno realizzati per magnificare alcune strutture comunali. Poi si passerà ad un altro importante edificio, che è anche il monumento per eccellenza della città, in pratica è il comune di Olbia.
Il centro storico di Olbia e l'intero agglomerato di San Pantaleo verranno illuminati con luce calda e lampade più performanti, garantendo un'atmosfera più accogliente. San Pantaleo, nel caso specifico, c'è stata una richiesta dell'amministrazione di abbassare ancora di più l'intensità luminosa e quindi renderla ancora più accogliente, mentre tutta la parte esterna del tessuto urbano rimarrà con 4000 Kelvin, quindi la classica luce fredda. Cose belle da vedere fino al 31 ottobre, ex convento dei Cappuccini, Quartu Sant'Elena, la mostra di Albrecht Dürer. Vediamo. Il comune di Quartu sta ospitando presso l'ex convento dei Cappuccini fino al 31 ottobre la mostra dedicata al grande Albrecht Dürer, considerato il massimo esponente della pittura tedesca rinascimentale, nato a Norimberga nel 1471. Dotato di grande talento artistico, fin da giovane entra nella bottega del padre, un noto e stimato orefice, per proseguire la tradizione artigianale familiare. La mostra denominata Albrecht Dürer, Bulini e incisioni e la sua espressione artistica su 40 opere tra incisioni e xilografie realizzate tra il 1496 e il 1520. Qui all'ex convento dei Cappuccini di Quartu Sant'Elena abbiamo portato una collezione di 40 incisioni di Albrecht Dürer. Questa collezione è completa ed integra e abbraccia, diciamo, un periodo che va dal 1494 al 1521 circa, ovvero il periodo precedente al primo viaggio in Italia e successivo, ovviamente, dove appunto chi avrà modo di visitare la mostra noterà questi cambiamenti straordinari che il viaggio in Italia ha procurato ad Albrecht Dürer. La mostra sarà il focus per la realizzazione di numerosi laboratori didattici aperti alle scuole e alle famiglie. I visitatori scopriranno tutti gli aspetti dell'incisione e del percorso artistico storico che ha caratterizzato l'artista attraverso le visite guidate. Quartu è la terza città della Sardegna, quindi Quartu per forza di cose deve ospitare questi eventi e lo fa dando anzi un criterio, quindi non è disordinata dal punto di vista appunto della promozione. Quindi, l'ho detto prima, chiude un ciclo ben preciso sull'incisione, quindi anche le scolaresche, le scuole e i ragazzi che tra l'altro nelle precedenti mostre come per Goie Piranesi sono venuti a visitare numerosi, col Dürer avevano questa grande opportunità di collegare, no, tutto quello che hanno visto precedentemente. E c'è tutto un aspetto, non solo artistico, ma letterario, storico, insomma è bella ampia e Quartu non dobbiamo neanche porci perché Quartu, insomma, per forza di cose. E quindi vogliamo, nell'interesse dell'amministrazione è quello di intercettare il turismo, chiaramente è una scommessa, quindi una scommessa che l'amministrazione ha fatto, però chiaramente siamo arrivati ad ottobre, quindi 3 mesi di esposizione, che è minima per una mostra del genere. Se andiamo a vedere a livello nazionale, le grandi mostre durano almeno 6 mesi, se non 8-10 mesi, quindi stiamo parlando di solo 3 mesi. Perché? Perché vogliamo intercettare a settembre-ottobre le scuole, l'abbiamo detto prima, quindi quello è l'ultimo e il più importante, tra l'altro, obiettivo. L'evento, sovvenzionato e patrocinato dall'amministrazione comunale di Quartu Sant'Elena, ha ottenuto il patrocinio ufficiale dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, oltre al patrocinio della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, della città di Urbino, nonché dell'Accademia Raffaello della stessa città marchigiana. L'intuizione culturale chiude il ciclo I grandi incisori della storia dell'arte, iniziata con l'esposizione della produzione del grande Francisco Goya.
Bene, prima di chiudere uno sguardo alla nostra programmazione, oggi alle 21, come ogni giovedì, torna Artigianate, trasmissione di Alessandra Dari. In questa ultima puntata della stagione, l'ospite Rosalba Piras, cestinaia di San Vero Milis, un paese fortemente legato alla tradizione dell'intreccio del giunco. Ha vissuto in una famiglia dove mamma e zia hanno sempre raccolto e lavorato questa pianta e fin da piccola ha fatto tesoro di questi insegnamenti. Da qualche anno ha aperto la sua sartoria in cui l'arte dell'intreccio incontra la lavorazione tessile tra tradizione e innovazione, così una fuscella per il formaggio si trasforma in una borsa dal design moderno, continua comunque a produrre cestino, insomma tradizione, valorizzazione delle nostre unicità in questa puntata, in questa ultima puntata di Artigianarte di Alessandra Dari. Bene, io termino qua, vi do appuntamento alle prossime edizioni con il nostro magazine. Grazie.